benvenuti telespettatori e appassionati di volley all'ultima partita del 2016 per quanto riguarda la B1 femminile girone B. Sfida ad alta quota quest'oggi nel palazzetto di Talmassons, dove si sfidano la formazione di casa CDA Talmassons contro le Ali Padova Volley Project. Una sfida tra la terza, le Ali Padova, e la quarta CDA Talmassons. È una sfida che promette davvero scintille. E per commentarla, mentre la prima battuta è affidata a Camilla Giola, per commentarla come al solito c'è accanto a me Gianni De Paoli, il presidente del Volley Talmassons. Buonasera Gianni. Ciao Leo Silvia, sì, stasera speriamo di vedere una bella pallavolo, una bella partita contro una squadra che ci sta avanti di 2 punti e come tutte le squadre quest'anno in campionato sarà una squadra da affrontare con molto rispetto e molta determinazione, una squadra molto fisica da quello che vedo, non ho visto i video, però io spero che stasera vengano confermate i buoni progressi fatti domenica con la vittoria a Bassano, dove pur avendo 2 giocatrici in campo, Nardone e Gozzo, con un virus influenzale, siamo riusciti a vincere brevemente una gara non semplice. Non semplice, perché anche la gara di Bassano contro delle giovanissime è stata difficile, come in tutto il campionato tutte le squadre risultano insidiose. L'ha detto già Gianni. Le Ali Padova, squadra molto fisica, largamente rinnovata rispetto all'anno scorso, è rimasta praticamente tra le ragazze che sono in campo, è rimasto solamente il libero D'Ambrose rispetto alla squadra. L'anno scorso era arrivata ai playoff e con alcune presenze d'esperienza. Una su tutte è Rinaldi, che l'anno scorso ha conquistato la Serie A2 con la squadra del Millennium Brescia. Ma entriamo in cronaca con il 3-1 a favore della CDA Talmassons in questo primo set. 3-2 ora con il punto della centrale Claudia Torchia. Anche lei un nuovo arrivo, ragazza giovane, 21enne, calabrese, e un passato per la in Club Italia. Seguiamo questo servizio di Perata, primo tempo di Nardini che va giù, 4-2. E allora diamo un'occhiata alla formazione messa in campo da Stefano Castegnaro, perché per quest'ultima partita del 2016 direi una formazione classica, viene confermata quella dell'anno scorso con Camilla Giora al palleggio, Sara Perrone opposta, Cozzo e Letizia Poser all'ala, Antonella Rizzetto e Daniela Nardini al centro, il libero Jenny Ponte. Mi correggo perché non è totalmente confermata quella della scorsa settimana con l'ingresso in campo di Letizia Poser al posto di Nardone, come abbiamo sentito esce anche lei dall'influenza. Palla alta per Perrone che passa in diagonale, 5-3. Altra nota per le Ali Padova è il fatto che l'allenatrice sia una donna, ce ne sono diverse in questo girone B di B1 femminile, ed è Mariella Cavallaro che ora recupera questa palla che la CDA Talmassons ha mandato fuori, 5-4. Con scambi piuttosto brevi fino a questo momento, diciamo che le difese non sono esattamente sugli scudi fino a questo punto, come possiamo vedere anche da questo pallonetto di Rizzetto che si deposita l'MLM dietro il muro padovano, 6-4. Tra l'altro anche Rizzetto questa sera non in perfette condizioni fisiche. Purtroppo il virus ha fatto un'altra vittima, però la vedo in campo e sta giocando con molta intelligenza come tutta la squadra. Una nota lieta è rivedere Letizia Poser dal primo minuto in campo, senza nulla togliere ovviamente a Stefania,
che ha fatto fin qui benissimo, però sapere di poter contare anche su Letizia è molto importante per questa squadra. È sicuramente importante in un campionato lungo e duro come si sta rivelando quello di quest'anno. Intanto vediamo proprio Poser in azione, la palla si impenna ma non tocca il soffitto e poi la numero 7 Aurora Rossetto manda out, mandando tutti al primo time out tecnico sul punteggio di 8-4 a favore della CD Talmassons. Direi molto bene anche in difesa, perché costringiamo loro a rigiocare il pallone, a fare molta fatica a mettere giù la palla e a costringere all'errore. Difatti mi pare un secondo o terzo errore che fanno in attacco, perché non riescono a mettere giù la palla sui primi palloni, secondo me. E confermo la tua impressione, anche se Cavallaro avrà sicuramente qualcosa da dire sulla correlazione mono-difesa, perché è caduto davvero qualche pallone di troppo tra quelli che non sono passati per le mani dell'ottimo libero D'Ambrose. E allora diamo un'occhiata anche alla formazione ha schierato Liali Padova per questa sera, con Perata al palleggio, Soletti opposta, Rossetto e Rinaldi all'ala, Pillepic e Torchia al centro. E il libero l'abbiamo appena citata, il numero 17, Elena D'Ambrosio. 8-4, tutto pronto per riprendere il gioco in questo primo set. Vi ricordiamo che tra l'altro in contemporanea a questa partita si sta giocando un derby in quel di Trieste, al Pala Trieste, tra Libertas Trieste, che ha appena cambiato l'allenatore e ha dato il benvenuto a Bruno Napolitano, e l'Itas Cittafiera Martignacco. Per ora le ragazze del presidente Bernardino Ceccarelli sono avanti per un 7-0, anzi mi arriva proprio l'aggiornamento in questo momento, sono avanti per 2-7-0, vincendo il secondo set 25-23. E ora attenzione al rientro, al recupero delle ali Padova, 8-6. Tutto pronto per il servizio di Soletti. Salto spin per lei, Cozzo ci arriva in qualche modo. Non forza Rizzetto. Primo tempo della numero 15, Daniela Pillepic. Primo tempo spostato avanti, giocato molto bene da Perata. 8-7. Direi che sicuramente il potenziale in attacco delle ali Padova è molto molto alto. Bisogna fare in modo, per quanto riguarda la CDA Talmassons, che non riescano a sfruttare questo potenziale, mettendole subito in difficoltà sulla palla break. Intanto Rinaldi si lotta a muro, la palla rimane nel campo della CDA e si torna in parità, 8-5. Con un bel colpo di Rinaldi che la mette proprio nell'angolo di esperienza. Palazzetto gremito anche questa sera. Tra l'altro alla fine dell'incontro ci sarà la presentazione delle squadre giovanili e c'è l'ace da parte di Soletti. Proprio negli ultimi 20 centimetri di campo, bel servizio quello di Soletti. Sorpasso Padova, 8-9. Ancora continua Soletti col suo salto spin, va a trovare Cozzo, deve correre Giora per l'attacco non forzato di Poser. Soletti, tocco, può alzare la palla in bagger Perrone, ancora Poser, ancora senza forzare. Dall'altra parte nemmeno Rossetto se la sente di mettere giù palla, altra possibilità per la CDA Talmassons, giocata nuovamente con Rizzetto che lotta a muro, ma Ponte deve alzare in seconda linea per Perrone, palla che ancora non va giù, bella difesa di Cozzo, ancora Perrone, ancora senza forzare, ma la zona di D'Ambrosio è davvero ben presidiata.
E poi c'è l'infrazione a rete di Rossetto che vanifica gli sforzi della sua squadra. 9 pari, scambio più lungo del match fino a questo momento. Sì, scambio direi veramente spettacolare, tutte e due le squadre hanno difeso l'impossibile e questo la dice lunga questa squadra che, contro cui giochiamo ha mille risorse. Intanto buon tocco del muro, può rigiocare ancora Poser, questa volta di sinistro, non riesce a ammansire questa palla, 9-10. Al servizio Torchia, vero, piuttosto elevata l'altezza media di questa squadra. Bel recupero di Ponte, ma è free ball, le ali Padova con una specie di tap-in di Rinaldi che fa cadere la palla alle spalle di Giora, 9-11. Ancora Torchia, la centrale al servizio, salto flot per lei, su Cozzo, palla perfetta per Giora e poi Nardini, ma stanno attaccando troppo nella zona di D'Ambrose, le ragazze di Castegnaro vedono libera la traiettoria, ma D'Ambrose è ben piazzata e bisogna dire che il muro delle ali Padova è anch'esso ben piazzato e crea qualche grattacapo alle attaccanti di palla alta. Rinaldi in diagonale e poi mette giù Pilepic con Giora che è di seconda linea, non può andare a contrasto a muro, 10-12. Pilepic al servizio a cercare la zona della penetrazione di Giora, di prima intenzione perata. Bella palla, molto veloce, difficile da difendere se non è intuita dal muro. 10-13, allunga ora le ali Padova in questo primo set. Altro servizio davvero insidioso. Talmassons sta tenendo al servizio ma non sta fornendo palle sufficientemente precise a Giora fino a questo momento per mettere in grado le attaccanti di picchiare a terra il pallone. In effetti non so se per merito loro, forse la nostra ricezione che non funziona tanto bene, ma ci stanno mettendo molto in difficoltà sulla battuta. Secondo me stanno proprio battendo bene le ragazze di Cavallaro, che stanno colpendo proprio i punti deboli. E Letizia Poser mette giù palla con decisione, 11-14. Perché la palla precedente era stata toccata prima di finire a terra. Rinaldi, muro di Nardini. Daniela Nardini, le facciamo tra l'altro gli auguri perché è il suo compleanno oggi. Sì, le facciamo gli auguri in diretta, oggi è il suo compleanno, non si dice l'età, comunque è un altro anno dopo tantissimi anni di pallavolo. Ancora un altro anno festeggiato in campo. Tanti auguri ancora a Daniela Nardini. Cozzo non riesce a passare. E passa! Invece Rossetto con questa pipe, 12-15. Quest'oggi Cozzo ha delle clienti davvero difficili a muro. Dovrà inventarsi qualcosa, Valentina. Perata, palla corta proprio su Cozzo. Qualche difficoltà per lei, ma il primo tempo delizioso servito da Camilla Giora a Nardini, va giù 13-15. Caterina Bini recupera il pallone
proprio per Nardini. Pronta da dietro zona 5 per il servizio. 13-15 il risultato in questo primo set. Primo set divertente tra la terza e la quarta del girone. Palla direttamente out di Rinaldi. 14-15. Ancora Nardini, palla molto corta, qualche difficoltà per Perotti in palleggio che deve alzare in bagger, palla che danza sul nastro. Giora per Perrone, muro aperto, Perrone non forza ma la mette a sinistra di Rossetto, che ha il braccio pesante ma non è altrettanto veloce in difesa. Perrone lo sa, la piazza alla sua sinistra, probabilmente la zona più scomoda per l'attaccante di Padova. 15-16 però con il servizio out di Daniela Nardini, secondo time out tecnico. Durante il time out diamo un'occhiata agli altri risultati di questa giornata, la decima giornata di campionato, con una buona, ottima notizia per una delle nostre portacolori, perché l'Automat è andata a vincere in trasferta contro l'Ata Trento per 1-3 e finalmente una bella vittoria da 3 punti per la squadra allenata da Jacopo Cuttini, che risale un po' la classifica, è ancora al penultimo posto ma a meno 2 dal terzo e comunque vada, diciamo, a meno 3 dalla salvezza, in un campionato che è ancora molto lungo ma siamo già alla decima giornata. Come ho detto prima, è importante fare punti in questo periodo dell'anno, quindi un'iniezione di fiducia per la squadra del presidente Marcello Gianardi. Squadre rientrate in campo, 15-16 vantaggio Leali Padova. Rinaldi al servizio, attenzione al suo servizio, salto flot che può far male. Nessun problema per Letizia Poser, Cozzo a mani alte. Rinaldi deve alzare ponte in bagger un po' corto, Cozzo senza forzare. Può ricostruire le ali in diagonale, è pronta Giora. E poi Perrone, spalla molto staccata. Magia di Perrone, che senza strafare piano piano i suoi punti se li sta portando a casa, 16 pari. E sicuramente questa è un'indicazione precisa di Castegnaro, perché la vediamo davvero insistere su quella zona. Primo tempo di Torchia, direttamente out, 17-16. Rimette fuori la testa la CDA. Ancora Perrone al servizio, trova D'Ambrosio, palla in testa Perata. Cozzo recupera questa palla e poi incertezza di Poser, che forse si aspettava un'uscita dai blocchi di Giora. Palla però davvero difficile per Giora, 17 pari. Dall'altra parte Torchia, dopo qualche scambio lungo e paste per Torchia, che ha perso completamente il passo sul salto della battuta, e la prossima volta allenamento sicuramente ci saranno paste per tutti. 18-17, Cozzo anche per lei flottante su Rinaldi e c'è l'invasione di Perata, che ha tutte le doti per andare a prendere sopra il nastro questa palla, ma si sbilancia un po'. 19-17 e time out chiamato dall'allenatrice delle Fenicottere, così il nome d'arte della squadra delle Ali Padova, Mariella Cavallaro. Siamo ancora nel primo set divertente. Andiamo ancora a arrivare le piccole atlete che verranno presentate alla fine del match.
In questo momento il secondo arbitro, Ruggero Lorenzina di Vicenza, fischia la fine del time out. Con Cozzo che si avvia nuovamente al servizio. Vedremo su chi deciderà di battere. Io punterei Rossetto, punta invece Rinaldi che riceve bene ma un po' staccata. Pasticcia un po' la CDA su una palla che sembrava facile. Veloce spostata di Pilepic ma piuttosto bassa. Rizzetto dice no. Il capitano, pur febbricitante, realizza credo il suo secondo muro in questo match. 20-17. Da seconda linea Rinaldi, un bel colpo che non si vede spesso, con una palla spostata verso zona 5. E anche il tifo della squadra ospite che è venuto con tamburi si fa sentire. D'altronde è una partita importante. Ponte riesce a salvare la situazione. Giora in diagonale, Poser, ma c'è D'Ambros ben piazzata. Rinaldi, altra difesa questa volta di Cozzo, la seconda linea di Perrone con muro piazzato, la palla finisce direttamente a rete. Peccato, il primo errore di Sara di questa sera era stata sempre molto precisa, per Carlo con questa propria fase del match poteva essere un punto molto molto importante. 20-19, momento decisivo del set, un'ottima atleta in battuta per le ali Padova, Soleti, ma attenzione alla possibilità di attacco questa volta per Rizzetto, a mani alte Rinaldi può attaccare Rossetto, in lungo linea la palla tocca il soffitto, una palla difesa da Perrone, tocca il soffitto, 20 pari, tutto da rifare per la CDA Talmassons che subisce un parziale di 0-3. Ancora Soleti che sta dando davvero davvero fastidio alla ricezione, questa volta Cozzo riceve molto bene, palla alta per Poser che cerca di giocarsi il money out praticamente senza rincorsa e poi Rossetto, palla troppo indietro rispetto alla spalla, spara direttamente out. 21-20 e c'è il cambio proprio per lei, entra Di Bonifacio, atleta che l'anno scorso da gennaio ha fatto parte dell'Italia Società Fiera Martignacco, non l'abbiamo vista molto in campo per via di alcuni problemi fisici, ma per lei un passato in Club Italia. Tanto 21 pari con la fast messa giù da Pilepic. E quindi si procede punto a punto nel finale di questo primo set. Proprio Di Bonifacio al servizio, piedi a terra per lei. Sembra piuttosto semplice, infatti Ponte riceve bene da seconda linea. Cozzo insiste ancora sulla zona di D'Ambros, che io eviterei questa sera come la peste. Perrone, pallonetto, ci mette una mano la numero 10 Perrata, ma può ricostruire Nardini con questo primo tempo che viene dato, ma vengono dati 4 tocchi con vive proteste di Giora. Effettivamente la traiettoria era completamente cambiata, sicuramente c'è stato un tocco da parte del muro a mio parere. Comunque il primo arbitro Federica Sorgato di Vicenza non è di questo parere e quindi 21-22 a favore delle ali Padova e time out chiamato da Stefano Castegnaro. Non riesco a capire se mi è sfuggito il gesto dell'arbitro, non riesco a capire se l'abbia data all'interno la palla oppure abbia dato il quarto tocco. No, ha messo la palla sulla riga.
E quindi ritiro tutto ciò che ho detto nella parte precedente, e quindi palla sulla riga. 21-22, ancora Di Bonifacio, sempre piedi a terra per lei. A mani alte Poser, ma la ricezione non è precisa. Autocopertura di Perrone sulla sua seconda linea. Poser, tocco del muro. Alzata per la numero 9, Rinaldi. Ancora D'Ambrose, in primo tocco di Perata. Un'azione piuttosto confusa. Primo tocco di seconda intenzione di Perata, che rimane nel campo della squadra in maglia blu. 22 pari. Gioco non pulito in questa fase del match. D'altronde la posta in gioco è piuttosto alta. Rinaldi, pallonetto, c'è il muro, copertura di D'Ambrose, onnipresente. Ancora Rinaldi in diagonale con Poser che svassoia. 22-23. E ora è proprio il momento di Rinaldi, perché sulla fase finale del set credo che Perata si affiderà alla schiacciatrice di maggiore esperienza. Intanto seguiamo questo servizio di Pilepic che finisce direttamente out. Esulta apertamente Letizia Poser, si vede la sua voglia di fare bene questa sera. Ed è lei che si avvia al servizio. Solita salto spin per lei, ma non forzata. Mani alte D'Ambrose, palla spinta di Rinaldi che però non forza. Anche Giora serve un pallone non proprio pulitissimo a Cozzo, che trova la diagonale, la lungolinea sguarnito, si fa ingolosire ma manda direttamente out. 23-24, set ball per la squadra ospite. Perata, attenzione al suo servizio, ma c'è il time out, il secondo discrezionale a disposizione di Stefano Castignaro, che ovviamente lo chiama proprio sul al limite del tempo disponibile per chiamare l'interruzione di gioco. C'è davvero poco da dire in questo momento, cioè solo da ricevere bene e mettere palla a terra. Cozzo meno decisiva rispetto alle altre partite, bisogna dire che si sta trovando davanti un muro davvero ben piazzato, che chiude bene la traiettoria, che sceglie un buon tempo di muro, e molti dei punti che fa, che sono money out, appunto giochi di astuzia, non riesce a farli. E ora Camilla Giora cerca di salvare la situazione con un primo tempo di Nardini che viene murato, e quindi Lea Li Padova si aggiudica il primo set con il punteggio di 23-25. Tutto pronto per il secondo set tra Cidia Talmassons e Lea Li Padova. Il primo si è concluso con la vittoria della squadra ospite per 23-25. Gianni, secondo te cosa deve cambiare? Anche se, come abbiamo visto, si è lottato punto a punto. Sì, ma cosa deve cambiare? Niente, secondo me dobbiamo cercare di forzare anche noi un po' più la battuta come loro, registrare la ricezione per dare a modo a Gioro di distribuire meglio il gioco. E dobbiamo avere la consapevolezza che dobbiamo avere pazienza, perché ho visto che loro è una squadra che difende molto, molto, difende tantissimo. Attenzione perché c'è un cartellino. C'è il rosso per Castignaro, che al quale probabilmente non sono andate giù alcune decisioni alla fine del set precedente. Un paio di decisioni arbitrali che sono costate piuttosto care alla CDA Talmassons, anche se bisogna dire che
le ali Padova alla fine del set. La squadra di Cavallaro ha giocato bene. Buon servizio intanto di Bonifacio, che è rimasta in campo. Come ala al posto di Rossetto. Per il resto la formazione padovana è quella dell'inizio del set. Per quanto riguarda la CDA Talmassons, nessun cambiamento. Con Giora che rimane in cabina di regia, opposta sempre Perrone, all'ala Cozzo e Poser, al centro Nardini e Rizzetto. Qualche protesta di Cozzo per una palla che il muro si è praticamente trascinato giù, ma ora la CDA Talmassons deve assolutamente riprendere la concentrazione, riprendere il filo del discorso. Ora si trova 0-4 in questo secondo set e infatti c'è il time out chiamato da Stefano Castagnaro proprio all'inizio del set. Ricordiamo proprio in apertura del parziale, Stefano Castagnaro ha ricevuto un cartellino rosso e la sua squadra ha subito uno sbandamento, io lo definirei così, Gianni, uno sbandamento, un momento di perdita della cognizione spazio-temporale. Succede anche questo, devi mettere in preventivo anche queste cose, devi essere, io penso che io una squadra con l'esperienza anche per superare questi momenti, andare oltre quello che sono le decisioni arbitrali, è inutile protestare, intanto non cambia, anzi. Ancora di Bonifacio, insiste sempre sulla sua diagonale, Ponte c'è, però la sua palla finisce direttamente a rete, 0-5. E bisogna assolutamente tenere su questa prima palla, attaccarsi ai fondamentali per non farsi travolgere dalle emozioni. Perrone in diagonale, D'Ambrosa è pronta, Rinaldi, muro out, mani out per lei. E adesso è tutto facile per la squadra di Cavallaro. 0-6. Ancora Di Bonifacio con Stefano Castagnaro che non chiama alcun cambio. Palla su Poser, corre Ponte ma la palla è out, 0-7. Blackout della CDA. Di Bonifacio ancora nel suo eterno turno di battuta. Questa volta su Perrone, la palla sfiora ma non tocca il soffitto, ma è free ball per Padova, sfruttato con la fast su Pilepic. Palla di nuovo nel campo della CDA Talmassons, ancora alla ricerca del primo punto del set. Cozzo manda la palla tra le braccia di D'Ambrosa. Perrone, ma la sua azione non è efficace, palla spinta per Rinaldi. Con proteste da parte del pubblico per lo stile di palleggio di Perata, ma lo stile di palleggio di Perata non cambierà per tutta la partita, quindi queste proteste sono abbastanza inutili perché l'arbitro non la sanzionerà mai. Quindi 1-7, si sblocca la CDA, è ancora l'inizio del set, si può recuperare ma bisogna tornare in campo con la testa. Buona difesa di Ponte, si fa ingolosire Perata ma la palla non va giù. Perrone, murata, copertura solo parziale,
di Camilla Giora. Si va al primo time out tecnico sul punteggio di 1-8 con le ali Padova, che ha sferrato un 1-2 micidiale alla CDA Talmassons con un parziale di 0-7, dal quale le ragazze di Castegnaro si devono ancora risollevare. Castegnaro non ha ancora chiamato nessun cambio. Sappiamo che le condizioni di Caterina Bini, infortunata a un braccio, non sono ancora perfette. Potrebbe magari immaginare di cambiare la diagonale per non mettere troppa pressione a Perrone, che ha dovuto attaccare davvero tantissimi palloni questa sera. Ah, squadre che ritornano in campo mentre arriva il punteggio finale del derby tra Trieste, Libertà Trieste e Itas Cittafiera Martignacco. Martignacco vince per 0-3. E quindi complimenti alle ragazze allenate da Marco Gazzotti. Riprendiamo con il servizio di Pilepic. Ancora difficoltà in ricezione per Martignacco e per Talmassons, scusate, ovviamente Talmassons. Buona difesa di Poser, palla troppo bassa per Cozzo, che gioca con le mani del muro e di rapina mette giù il pallone, 2-8. Tanta difficoltà a creare palloni buoni per gli attaccanti di posto 4, e c'è bisogno delle attaccanti di posto 4 in questo momento del match. Rinaldi, la sua ricezione finisce direttamente out. 3-8, si può fare, si può ancora fare. Nardini, abbiamo visto ancora poco Nardini, ci servono i suoi muri per recuperare la situazione. Capisce Rizzetto l'intenzione di Perata, ma le sue mani non sono abbastanza invadenti. 3-9. Perata attende indicazioni dall'allenatrice. Vediamo su chi deciderà di battere. Su Poser, palla ancora molto staccata, deve alzare in bagger Giora. Perata ha una mano in diagonale Perrone, ma c'è l'invasione. ...4-9... proprio Perrone al servizio. Rinaldi non sembra tenere moltissimo, ma Perrone batte facile facile sulle mani di D'Ambrose e non è una grande scelta. Altra palla che non viene attaccata dalla CDA Talmassons, ma c'è un buon recupero di Giora. Cozzo in diagonale, ma D'Ambrose si sta superando e questo palleggio però di Perata viene sanzionato. Questa palla rimane troppo in mano alla palleggiatrice di Padova, giovanissima, 19 anni, anche lei, anche per lei un passato in Club Italia. E lei da centrale è stata trasformata in palleggiatrice. 5-9 il puntaggio in questo secondo set. D'Ambrose si supera anche in palleggio. La palla di Rinaldi però viene giudicata out per aver toccato l'asta. E quindi 6-9, CDA che piano piano rosicchia punti alla sua avversaria, ma il gioco ancora non si vede, il gioco che sappiamo le ragazze, le tue ragazze Gianni, sanno offrire. Ma è già importante questa reazione, avere un momentino recuperato e rimesso un po' in carreggiata al set. Il gioco devono solo, secondo me, stare un momentino tranquille e poi bisogna vedere se questa squadra
che difende l'impossibile, continuerà a giocare con questa intensità. 6-9, ancora Perrone. Pubblico di Talmassons particolarmente caldo questa sera. Palla lunga sempre su D'Ambrosa, si copre praticamente metà campo. Forza Soleti in diagonale, può attaccare Cozzo, ma trova il muro. Cercava probabilmente di alzare la traiettoria, non ce l'ha fatta. 6-10. Prima avevamo visto Nardone seduta in panchina, ma non vediamo muoversi nessuno. Palla alta ancora per Perrone. La palla torna nel campo della CDA, alzata in Bagher, poi aggancia il pallone Rizzetto, ma c'è una buona difesa di Soleti e poi muro su Di Bonifacio. Si fa rivedere il muro della CDA Talmassons, uno dei fondamentali che hanno dato più soddisfazioni fino a questo punto del campionato. Cozzo manda la palla direttamente out. 7-11. Ora vediamo Nardone seduta accanto a Nardini. Vediamo se sarà il suo momento. Buona ricezione di Cozzo. Palla alta per Poser in diagonale. E alla prima palla pulita servita a Giora, che Giora riesce a alzare perfettamente a Letizia Poser. Letizia mette giù. 8-11. Rizzetto, il capitano. Palla corta. Rinaldi c'è. Soleti, pallonetto. Piuttosto telefonato. Soleti parte proprio con questa mano destra che non carica, ma nessuno se ne avvede. 8-12. Ancora Soleti su Poser, riceve bene la fast di Nardini, è out. Palla un po' staccata, ma Nardini non riesce ad addomesticarla. 8-13. Soletti al servizio. Non si alza benissimo la palla, ma riesce bene a recuperare la posizione. Poser contro muro a uno. Pilepic rimane su un possibile primo tempo e Letizia con muro a uno può fare un po' ciò che vuole. 9-13 e questa è la chiave. Palla precisa a Giora, cercare di renderle la vita un po' più facile e a dare una palla meno scontata alle sue attaccanti, non far piazzare il muro. E lì un po' tutto il gioco di Padova si scardina, tanto bel muro di Nardini. 10-13. Camilla Giora, sempre su D'Ambrosio, non capisco tanto questa scelta di battere su di lei. Bella copertura di Soleti, un bello posto questo che riceve, difende, mi piace molto. Perrone, pallonetto, D'Ambrosio capisce tutto. Perata per Soleti che manda direttamente out. 11-13, ci dia meno 2. E sul secondo pallone rigiocato Padova ha qualche difficoltà. Bagher per Rinaldi, bella difesa di Ponte. Cozzo in Bagher, abbastanza preciso per Poser che però non forza. Ancora Rinaldi, cambia diagonale da zona 6, la mette alle spalle di Giora. 11-14. Campo che deve essere asciugato. Si può procedere
con il servizio di Bonifacio. Attenzione al suo servizio, che prima ha fatto veramente male. Questa volta la palla sembra piuttosto semplice, palla alta per Perrone, e di nuovo si verifica il caso di prima, palla perfetta in zona 4 e non ce n'è per nessuno. Perrone vola davvero in alto e può anche giocare con le mani del muro. 12-14. Poser su D'Ambrosio ancora, che riceve perfettamente. Rinaldi, Murata, copertura di Torchia. Soletti senza forzare, c'è la difesa di Perrone, palla spinta per Cozzo che se la gioca con il muro di Perata, ma può ricostruire le ali Padova con Rinaldi. Difesa di Cozzo, ancora Perrone, Murata, altra possibilità di attacco questa volta per Letizia Poser, ed ecco la CDA che vogliamo, attenta, concreta, precisa. 13-14. Guarda, al di là dell'inizio del set, che è un po' stato condizionato dal cartellino rosso di Stefano, un po' del nervosismo, io dico che la squadra adesso sta tornando a giocare. Ancora buon servizio di Poser, primo tempo difeso in qualche modo, la palla che danza sulla rete, può attaccare Cozzo in diagonale. Gli occhi della Tigre di Valentina Cozzo, 14 pari e cambio di diagonale per Cavallaro, che manda in campo la numero 3 Trevisiol e la numero 13 Veronica Pedron al posto di Perata e Soletti. Di nuovo attacco a 3 per le ali Padova. Ancora buon servizio di Poser, ma direttamente tra le mani di D'Ambrosio. Poi il buon attacco della neo entrata Pedron. 14-15. Cambiato l'attaccante, il muro è saltato troppo presto rispetto al tipo di attacco. Pilepic, buona la ricezione, palla spinta per Cozzo, muro non piazzato. 15 pari. Cozzo vede il varco e ci si infila. E Nardini al servizio. Dopo l'attimo di smarrimento all'inizio del set, ora sì, riprende a giocare punto a punto. Un'altra palla piuttosto facile in battuta, Torchia non può schiacciare, Cozzo verso il centro del campo e questa volta riesce a ingannare D'Ambrosio. 16-15, secondo time out tecnico di una partita che si è riaccesa e sta facendo divertire il pubblico. Durante questo timeout tecnico diamo un'occhiata alle altre partite della giornata, quelle che si sono giocate ieri, ovvero ad una Padova contro Montecchio, Montecchio capolista con 5 punti di vantaggio rispetto alla seconda, Monticelli-Brescia. Montecchio che ha vinto per 0-3 contro la Duna Padova, e poi l'Arena Volley che in casa ha la meglio sul San Donà per 3-0. Squadra di Giannetti che sembra imbattibile tra le mura casalinghe, ma fuori deve ancora raccogliere il primo successo. E le partite di oggi, c'è un interessante derby bresciano tra Ospitaletto e Monticelli, derby che potrebbe valere la zona playoff. Per quanto riguarda la Libertas Trieste contro il Cittafiera Martignaco, vi abbiamo già detto, la partita si è già conclusa, si giocava alle 17 di domenica e il Cittafiera ha vinto per 0-3. Ottimo rientro della CDA dal timeout tecnico con l'ace di Nardini su Rinaldi,
17-15. Rinaldi che viene tolta dalla ricezione. Palla corta ancora su di lei, vola di Bonifacio, ma è free ball per la squadra in rosa. Cozzo, Murata, copertura di Rizzetto, palla alta per Perrone, Murone di Torchia. 17-16. Torchia, se riesce a spostarsi, le mani le sa mettere, e come. Buon servizio della neo entrata, ma Cozzo dall'altra parte sembra aver trovato la quadratura del cerchio, anche perché Cavallaro aveva lasciato in prima linea Trevisiol e Cozzo ne aveva approfittato. Rientra infatti la diagonale formata da Perata e Soletti. 18-16 in questo secondo set, vi ricordo il primo vinto dalla squadra ospite per 23-25. Perrone manda out questo servizio cercando ancora Rinaldi. Questi sono errori che a questa squadra in questo momento non puoi concedere. Speriamo che non pesi troppo anche per l'economia di questo set. Rinaldi al servizio. Si controlla la formazione, tutto ok, può battere la giocatrice ex Millennium Brescia. Ricordo proprio la partita del Millennium qui a Talmassons, era stata una vera spina nel fianco per la squadra di Castegnaro. E ora a segno Rossetto, rientrata al posto di Bonifacio, 18-18. Rossetto con una palla non irresistibile che Ponte però difende verso il basso. Campo asciugato, si può riprendere con il gioco. Ancora Rinaldi su Cozzo, palla in testa a Camilla Giora che finalmente riesce a servire Rizzetto con un'ottima fast. 19-18. E incrociamo le dita e speriamo che adesso Valentina indovini una serie di battute come ha fatto domenica a Bassano. Purtroppo stasera ha già commesso due errori. In questo caso nessun errore, ma palla piuttosto facile per la ricezione di D'Ambrosio. Rossetto, la palla si impenna, Ponte c'è. Buona questo pallone per Rizzetto che però non riesce a chiudere. Rossetto, tocco del muro a mani alte, Poser. Io avrei dato la palla a Poser decisamente. Non è della stessa opinione Camilla Giora, ma poi Rossetto grazia letteralmente la squadra di Talmassons mandando direttamente out su un'alzata in bagger imprecisa di Perata. Cozzo ancora su D'Ambrosio, non riesco a capire davvero se sia una scelta deliberata oppure no. Su palla comoda, Perata può fare ciò che vuole, serve Rinaldi che nelle fasi calde del match si fa trovare pronta. 20-19 ed è entrata la numero 1 Sofia Martinelli, classe 2000, per il servizio. Salto float, gran bella battuta, ma la palla finisce fuori. Sospirone dei tifosi della CDA perché il servizio si è abbassato in maniera repentina. Rizzetto, qualche problema per Rinaldi. E infatti Perata non riesce a sfruttare a dovere. La palla rimane nel campo di Padova, 22-19, time out chiamato da
Cavallaro. Partita comunque piuttosto nervosa, che offre qualche sprazzo di bel gioco e a tratti della confusione in campo. Chi riesce a governare, a riordinare il gioco, a riordinare le idee, allora mette giù palla. È vero che la CDA, quando ha avuto palla pulita, ha sempre messo giù il pallone, quindi un po' più di qualità alla ricezione, un po' più di grinta anche in questa battuta e questo set si può portare a casa. E vorrebbe dire tanto, penso, per la squadra, perché dall'8-1 riuscire poi a ribaltare il set ti dà un'iniezione di fiducia che potrebbe essere veramente qualcosa che ci può spingere poi nei set successivi. L'importante, ripeto, è non commettere errori. Buon servizio di Capitan Rizzetto. Pilepic, primo tempo che forse sarebbe stato destinato a finire out, colpisce la testa di Rizzetto. 22-20, è un cliente piuttosto scomodo al servizio. Soleti, superare questo turno di battuta indenni sarebbe un'ottima premessa per conquistare questo set. Soleti, difesa di Ponte, ha una mano Giora, deve alzare Ponte per la seconda linea di Cozzo che va giù. 23-20. Mi sono alzato in piedi per questo giocatore che dopo 2 anni che non gioca sta facendo veramente dei miracoli. In soli 2 mesi la vedi già come gioca. È anche ha ripreso una situazione che per lei non era proprio perfetta all'inizio del set, nel quale la vedevamo un po' fuori dal gioco. Intanto buon attacco di Rossetto, 23-21. È proprio Rossetto ad andare al servizio. Silenzio che cala sul palazzetto e Rossetto fa un altro regalone in anticipo. Santa Lucia è già passata, Babbo Natale deve ancora arrivare. Nel frattempo ci ha pensato Rossetto a fare davvero questo regalo alla CDA Talmassons. 24-21, 3 set ball, il primo tra le mani di Letizia Poser, che comunque colpisce sempre D'Ambrosa. Rinaldi, la sua diagonale presa da Ponte e poi Valentina Cozzo con un pallonetto mette fine al secondo set. Uno e palla al centro, anzi a sinistra dei vostri teleschermi, per il servizio di Camilla Giora. Primo set finito 23-25, il secondo 25-21, con le ali Padova che si può però mangiare le mani per qualche errore di troppo commesso alla fine del parziale. E CDA che poco a poco, dopo un inizio veramente difficoltoso, ha ripreso il filo del discorso, ha ricominciato a giocare come sa. Difesa di Cozzo che finisce out. Cozzo che ha realizzato l'ultimo punto del secondo set. Riprende con questa difesa out. Le ali Padova che ha fatto molto bene al servizio e continua a fare molto bene con questo servizio di Pilepic. E poi punto da campetto per Letizia Poser, punto da green volley. 1-1. Gianni De Paoli dice punto alla Berasi, che è in tribuna, la palleggiatrice che l'anno scorso era proprio alla corte di Stefano Castignaro, è venuta a fare il tifo per le sue compagne. Valentina Cozzo, money out, 2-1.
un colpo che è un po' il suo marchio di fabbrica. Letizia Poser e trova Rossetto, riceve bene, gran fast di Torchia. Non si è vista molto la centrale numero 2 di Padova in attacco, ma si è sempre fatta trovare pronta. Due pali. Perata. Nessuna variazione in campo per le due squadre. Formazioni invariate. Ora Giora gioca un primo tempo con Nardini, ma credo che Giora, facendo il primo tempo sul primo contrattacco, faccia un po' il gioco di Torchia, perché Torchia, se non si muove, è davvero brava a muro. Se invece deve muoversi, allora qualche difficoltà ce l'ha. 2-4 con il money out di Rinaldi. E mentre si asciuga il campo, possiamo darvi nuovamente la notizia che abbiamo dato prima con la Litas Giafiera Martignacco, che ha vinto sul campo di Trieste per 0-3 e fa così un bel salto in classifica, andando a 18 punti. Errore al servizio di Perata, 3-4. Non so se è una mia impressione, Silvia, ma penso che dovremmo evitare forse di giocare al centro, dove facciamo più fatica, dove loro sono molto brave a muro. Mentre vedo con Cozzo sulle bande riusciamo a passare più facilmente. Intanto Rizzetto lascia filtrare questa pipe di Rossetto, 3-5. Direi soprattutto non giocare al centro il primo contrattacco, perché lì appunto sono molto molto brave. Ora un malinteso tra Poser e Giora. Leali ne approfitta e mette giù, 3-6. Altro inizio incerto per la squadra di Castegnaro. Indicazioni del tecnico friulano per la palleggiatrice. Rinaldi, gran servizio. Primo tempo di Rizzetto, primo tempo dietro, che Rizzetto aggancia, 4-6. Perrone al servizio, qualche punto in battuta lo ha raccolto Talma Sons, ma veramente poco, visto l'efficacia del libero D'Ambrosio. Rossetto in diagonale, Ponte a una mano, ci arriva Cozzo. Free ball Padova con il primo tempo di Torchia, smorzato solamente dal muro di Rizzetto, 4-7. Proprio Torchia protagonista con un attacco a un muro in questo inizio di terzo set. Andare al servizio, buon servizio su Ponte, palla molto staccata per Giora, e poi Perrone cerca una palla appoggiata verso zona 3, ma trova le mani del muro questa volta di Pilepic, 4-8. E vanno tutti, si va tutti al primo timeout tecnico, con la squadra ospite in vantaggio per 4 punti. Durante questo timeout possiamo anche approfittare per dare un'altra notizia che esula un po' dal gioco, perché uno degli sponsor della CDA Talma Sons, la Refrion, ha inaugurato proprio ieri una camera climatica. La Refrion si occupa di impianti di raffreddamento industriali. È una notizia che ha avuto un certo rilievo sulla stampa regionale.
Sì, ero presente anch'io, è un onore per Flumignano, per Dalmassons, avere un'azienda come Refrion molto innovativa e che ha deciso di fare un investimento di questo tipo che porterà sicuramente poi un ampliamento dell'azienda e quindi a ulteriori posti di lavoro qui nella nostra piccola comunità. È un onore poi averlo come sponsor, doveva essere anche stasera, però i festeggiamenti probabilmente ieri si sono prolungati, per cui Daniele Stolfo mi ha detto devo assolutamente oggi stare in branda. Allora aggiungiamo anche questa notizia a quelle piacevoli, alla bellezza del gioco in campo. Anche se per il momento la CDA Dalmassons è sotto di 5 punti, 4-9 in questo terzo set. Non riesce a mettere giù palla la squadra di Castegnaro. Al servizio ancora Torchia, si alza il grido dei tifosi. E sembra sortire i suoi effetti con questo punto messo giù dal capitano Rizzetto, ricordiamo influenzata comunque in campo questa sera. Cozzo, salto flot per lei, ancora a cercare D'Ambrose, palla strozzata davvero di Perata, dalla possibilità va la CDA Dalmassons di contrattaccare con Letizia Poser, 6-9. Ancora Cozzo al servizio. Questa volta trova Rinaldi. Palla spinta per Rossetto. C'è il muro, autocopertura di Rossetto. Perata in bagger per Soletti. A mani alti ponte. Poser verso lungolinea. Ci arriva Rinaldi. Palla alta per Rossetto. Cozzo intuisce la traiettoria. Ancora possibilità per Letizia Poser. La palla tocca. La palla difesa da D'Ambrose, tocca il soffitto, 7-9. Ancora Cozzo al servizio su Rinaldi, palla troppo semplice. Per... la ricezione di Rinaldi, 7-10. È vero che probabilmente cerca di evitare anche una possibile pipe da parte della giocatrice. Però servizio troppo facile. Soletti su Cozzo, sembra aver preso le misure. E poi Poser contro muro a 1. Mette giù 8-10. Perfetta diagonale di Letizia Poser. Capitan Rizzetto. Palla corta su Perata e c'è Perrone su questa palla. Ma è praticamente free ball per Dalmassons che quasi quasi combina un guaio. Azione che continua con la seconda linea di Cozzo che trova il money out. ...9-10... Era rimasta un po' interdetta sull'indecisione tra Nardini e Poser. Che fortunatamente Poser è riuscita a recuperare. Fast di Pilepic. A mani alte Cozzo dopo il tocco, ma c'è l'invasione in discesa da muro, non so se di Poser o di Nardini. 9-11. Sembra un replay del set precedente, la CDA si augura che sia anche un replay fino alla fine. E ora Camilla Giora di sinistro dalle altezze che lei sa raggiungere, trova il punto 10-11. Buona variazione di gioco per Camilla Giora, che di partita in partita sta davvero crescendo.
Attacco di Poser con muro piazzato. Si stacca troppo dalla rete Pilepic e Poser trova il money out. 11 pari. Ancora Camilla Giora al servizio. Lungo su Rinaldi. Deve fare gli straordinari per Ata. Rinaldi piazza questo pallone. Perrone contro Mura 1. D'Ambrosa recupera anche questa. Soletti da seconda linea. C'è Cozzo. E poi Poser. Ancora recupero questa volta di Soletti. Rinaldi. Palla che sfiora il nastro. Recuperata da Cozzo. E poi il primo tempo di Daniele Nardini, che festeggia così il suo compleanno. ...12-11 e time out chiamato da Cavallaro. Primo time out discrezionale per l'allenatrice delle Ali Padova. Set che sembra un po' un remake del secondo. Brutta partenza della CDA, buon recupero e lotta punto a punto. Set questo tutto da seguire. Siamo al terzo set, il più importante se si seguono le leggi non scritte della pallavolo. 12-11. Giora, palla che si impenna, D'Ambrosa ci arriva, fast di Pilepic, murata, forse la palla non supera la rete, ma non c'è nessun fischio, probabilmente c'era un tocco del muro. L'attacco di Poser viene murato solo parzialmente, altra possibilità, questa volta per Perrone in diagonale. Soletti intuisce, ma non basta. 13-11. Ancora Giora al servizio. Sempre su D'Ambrosio che praticamente si prende in mezzo campo. Pilepic, buon tocco del muro a uno. Poi Nardini si trova la palla troppo indietro. Non riesce a chiudere. Ci corrono in quattro su questa palla. E poi un po' di confusione. La CDA non riesce ad attaccare. Rinaldi contro muro a uno. Affonda come un coltello nel burro. 13-12. Eccesso di generosità delle ragazze di Castegnaro, sono andate in quattro praticamente sul pallonetto. Palla che sarebbe stata con tutta probabilità di ponte e infatti Cozzo fa gesto alla collega di parlare, di chiamare forte questo pallone. Altra imprecisione della CDA e siamo sul 13 pari. Tutto da rifare dopo il massimo vantaggio della CDA di soli due punti, bisogna dire. Pilepic, buon servizio, bene la ricezione di ponte. Primo tempo di Nardini, direttamente out. E questa palla era davvero perfetta. 13-14. Non bisogna farsi assolutamente scoraggiare. Ancora buon servizio di Pilepic, che mette in difficoltà anche una specialista come Letizia Poser. 13-15. Cambio per la CDA. Esce Poser, entra Nardone. Esce Poser tra gli applausi. Vedremo se Pilepic deciderà di insistere su quella zona. Salto flot per lei. Sì, è così. Nardone ci arriva. Perrone, tocco del muro. Rossetto in difesa perata contro Rinaldi.
per Rinaldi, scusate, Perrone di nuovo a tocco del muro, di nuovo ci arriva Rossetto, ancora Rinaldi, la sua palla però è out, non c'è tocco. 14-15. Dalla neo entrata Stefania Nardone ad andare al servizio. Salto float per lei. Palla che ritorna nel campo di Thalma Sons dopo la lotta a muro. E poi Perrone mette giù. 15 pari. Buono l'ingresso di Nardone. Che palleggia prima del servizio. Ancora il servizio su D'Ambrosio. Fast di Torchia, Murata. Può attaccare Rinaldi. Tocco del muro, mani alte. Nardone. Non ci può arrivare Ponte. 15-16, secondo timeout tecnico di questo terzo set. La CDA Thalma Sons è avanti per 2-7-1. Deve cercare di conquistare questo quarto per portare a casa tutta la posta in gioco e scavalcare proprio le avversarie. Sarà impossibile arrivare al secondo posto, visto che Monticelli ha vinto contro l'Ospitaletto nel derby bresciano, ma certamente si fa sentire il fiato sul collo alla seconda in classifica. Inizia bene la CDA con un bel punto dopo un'azione lunga. Mentre vediamo che Stefano Castegnaro ha lasciato in campo Stefania Nardone, che ha fatto il suo ottimo ingresso alla fine del terzo set al posto di Letizia Poser. Rinaldi in diagonale, Nardone è ben piazzata, Cozzo su palla altissima sbaglia il tempo di salto, manda direttamente a rete, uno pari. Guarda un po' la palla, un po' il muro e non azzecca il timing. Uno pari. Pille pitch. Su Ponte, qualche problema per lei. Nardone manda la palla direttamente nel campo delle Ali Padova, ne approfitta Perata, ma soprattutto perché c'è il tocco a muro di Nardini, che oggi proprio nel giorno del suo compleanno sembra un po' fuori dal gioco. Pilepic su Nardone, primo tempo di Nardini, autocopertura di spalla della stessa Nardini, poi l'attacco di Cozzo non è forzato, c'è comunque Rossetto da seconda linea, risponde in qualche modo la CDA e poi Rinaldi manda out. Una palla che sembrava piuttosto semplice per un atleta della sua esperienza. Due pari. Direi veramente ottimo l'ingresso di Stefania, anche in difesa sta difendendo e facendo la differenza, quello che ci è mancato forse rispetto a loro nel primo set. Nardini inganna tutti con questa palla molto corta, si guardano in tre, nessuno la prende. Bel servizio di Nardini, che ora
fa una variazione con una palla lunga, Rinaldi in diagonale, proprio Nardini in Wager, Cozzo, tocco del muro, la palla si impenna ma può alzare Perata in Wager per Rinaldi, mani out d'esperienza, tre pari. Avvio diverso rispetto ai set precedenti nei quali una delle due squadre aveva preso subito il largo. In questo caso si comincia come si era finito, punto a punto. Perata su Cozzo, a una mano Camilla Giora, numero di Giora. Rizzetto che si preoccupa delle condizioni di Perata. Si scusa, ma Perata non incrocia lo sguardo di Rizzetto. 4-3. Nessuna conseguenza per Perata, che alza subito un primo tempo a Torchia, che incrocia bene verso zona 1. 5-4. Anzi, scusate, dovrebbe essere... No? È finita out, scusate, dato veramente per scontato che la palla fosse in, invece è out. 5-3. Perrone, palla spinta per Soletti che sfonda il muro di Giora. 5-4. Rinaldi, palla molto corta, troppo corta, si abbassa troppo presto il servizio di Rinaldi, 6-4. Cozzo su Rossetto, qualche difficoltà per lei, ma può attaccare Rinaldi da seconda linea. Giora brava a recuperare questo pallone molto angolato. Perrone, la sua palla tocca la rete, può attaccare per le ali Soletti, ma difende Perrone. Nardone, diagonale ben presidiata da D'Ambrosa, poi nessuno tra le ragazze di Cavallaro può attaccare. Ancora un'altra possibilità per Perrone, Rinaldi a mani alte manda out. Rinaldi sembra aver finito un po' la benzina in questo momento. Non so se sia una benzina di tipo fisico o mentale. Di certo ha fatto un paio di errori che non sono da lei. 7-4. Ora servizio di Cozzo su Rossetto. E poi Soletti vola davvero altissima sopra il muro di Nardone Rizzetto. 7-5. Cenno d'intesa tra Nardone e Cozzo per sistemare un po' la posizione a muro, ma io credo che Soletti sia passato proprio sopra. E Torchia manda direttamente a rete. 8-5 CDA e primo timeout tecnico. Torchia che nelle rotazioni precedenti è stata a volte sostituita da una classe 2000, Sofia Martinelli, proprio per il fondamentale del servizio che perlomeno questa sera non è proprio il suo migliore. Atleta che comunque ha dato il suo contributo soprattutto a muro per la squadra in maglia bianca-blu. CDA Talmassons che sta giocando con ordine in questo momento, continua a procedere con l'attacco di palla alta chiamando poco in causa i centrali, ma come abbiamo visto il muro delle centrali, specialmente di Torchia, è piuttosto efficace. Mi ricorda il quarto set con Martignacco dove eravamo avanti per 8-5 e dopo non siamo stati capaci praticamente di spegnere gli avversari, ma gli abbiamo dato la possibilità di ritornare in partita. Spero stasera che la squadra abbia
sicuramente anche una condizione maggiore per riuscire a chiudere l'incontro in questo set. 8-6 intanto con l'attacco in diagonale efficace di Rossetto. Al servizio Soletti, palla un po' lunga la sua, ne recuperata in qualche maniera da Cozzo. Nardone però non può forzare. E poi Rossetto viene murata da Nardini. Nardini che comunque si dimostra efficace. A muro. 9-6. Buon servizio di Giola. Perata per Rinaldi. Gran palla di Rinaldi. Chiude benissimo col braccio e con il polso. 9-7. Rossetto senza forzare. Troppi gli errori al servizio delle ali Padova negli ultimi punti. Pilepic murata e la copertura di Perata viene giudicata fallosa dal primo arbitro. In questo caso contatto troppo prolungato della mano con il pallone. 10-7. Buon servizio di Nardone, la palla ritorna nel campo della CDA che però non riesce a sfruttare a dovere l'occasione. Rossetto con questa pipe che sta diventando davvero uno degli attacchi principali per Perata. Soletti da seconda linea, Camilla Giora c'è, ponte per Perrone, però non mette giù. Rinaldi, money out. Sta facendo davvero vedere dei bei colpi Rinaldi. E direi comunque bene, perché ci stiamo difendendo con ordine rispetto, mi pare, ai primi due set, anche stiamo ricevendo meglio, quindi speriamo bene. 10-8, Pilepic su ponte, palla buona per Giora che la dà a Cozzo, trova la lungolinea libero e mette giù. 11-8. Confermo l'impressione di Gianni, anche se secondo me in questo set sembra esserci più ordine rispetto al precedente. Ora errore di Daniela Nardini al servizio, 11-9. Lei che aveva fatto molto bene nel turno precedente, anche un ace. Ora sbaglia alla prima occasione. Cozzo in ricezione, chiamata anche ad attaccare. Rischia parecchio Valentina Cozzo. Ancora una possibilità per il primo tempo di Rizzetto. Il primo arbitro vede un tocco. Torchia nega con decisione. Difficile stabilirlo da qua, sicuramente la palla si è impennata, però poteva essere anche la rete. 12-9, Perata per Rinaldi, buon tocco del muro. Primo tempo dietro per Rizzetto che però non va giù. E poi Nardone cerca l'angolino, manda direttamente out. 12-10. Stanno sbagliando un pochino le ragazze di Padova queste palle interlocutorie, forse si potrebbe rischiare di meno. Punto al servizio di Rinaldi su Cozzo. Ancora Rinaldi ad
ad andare al servizio. Stanno mettendo pressione su Cozzo per evitarle di attaccare. Soletti, pallonetto, ci arriva Ponte. Giora per la seconda linea di Nardone, difesa da Rinaldi che si è ripresa dal momento no di prima. Cozzo contro muro a uno, difesa questa volta di Perata, palla alta per Rossetto che manda out. Bello scambio, 13-11. Ed è Cozzo al servizio. Su Rinaldi. Perata, primo tempo per Torchia. Primo tempo che è in campo. 13-12. Al servizio è proprio Torchia. Qualche indecisione per lei sul... la palla di prima intenzione. E poi Rizzetto trova finalmente il muro su questo attacco in pipe di Rinaldi. Ci aveva provato più volte il capitano a mettere bene le mani su questa palla. Questa volta battezza bene la traiettoria. 14-12. Primo tempo, questa volta di Pilepic. Palla recuperata, ma solo in parte. 14-13, buon primo tempo di Pilepic, buona distribuzione di Perata che ora sta cercando di forzare un po' sui centrali. Soletti, anche qua si alza la palla non molto bene, ma riesce a recuperare. Infrazione a rete della numero 15 Pilepic, probabilmente con il piede in ricaduta da muro, non sono sicurissima perché non l'ho visto, ma visto che la rete non si muove credo che sia questo il motivo del fischio arbitrale. Buona guardia di Perrone sulla seconda intenzione di Perata. E poi Perrone mette giù. 16-13, secondo time out tecnico di questo set, di questo quarto set che potrebbe essere decisivo per la CDA Talmasson. Ora avanti per 2-7-1. E in questa pausa di gioco diamo un'occhiata anche a cosa è accaduto sui campi di B2 femminile, perché c'era un derby molto sentito tra Friultex Chions e Villedis Pharma Derbe. Ha avuto la meglio la squadra di coach Mannucci per 0-3. Non c'è ancora il risultato dell'Est Volley che gioca a Rovigo in contemporanea a questa partita. E per l'Horizon Zaffiro Udine Codroipo, provincia di Udine ovviamente, ancora un altro 0-3 rimediato contro la Synergy Venezia. Squadra di Codroipo ancora ferma a 0 punti nel girone D di B2 femminile. Ma rientriamo in cronaca. 16-13, servizio di Camilla Giora su Rossetto, qualche difficoltà per lei. Rossetto murata, scelta di Perata in questo caso non proprio felice perché ha mandato Rossetto addosso al muro granitico di Stefania Nardini. 17-13, ancora buona battuta di Camilla Giora, bella alzata di D'Ambrosio, muro su Rossetto, attenzione, palla ancora viva, la recupera manco a dirlo D'Ambrosio, palla di Perrone però non mette giù. Soletti senza forzare, c'è Cozzo in difesa, in bagger Giora per Perrone in diagonale, Soletti pronta, si lotta a rete. Ad avere la meglio però è Leali Padova per l'invasione
di Perrone, 17-14. Direi che anche un po' di stanchezza si fa sentire a questo punto del match. Qualche pasticcio in più sotto rete, dettato da una scarsa lucidità. Primo tempo di Nardini, out. Oggi non è davvero la sua serata in attacco, anche se sta facendo, come abbiamo detto, molto bene a muro. Sì, forse gli ha dato forse un po' troppo bassa questa palla e lei forse ha cercato le mani. 17-15, time out chiamato da Stefano Castegnaro, che vede qualche segno di cedimento nella sua squadra e ci vuole parlare subito su. Sicuramente in questi due ultimi palloni la CDA ha avuto la possibilità di mettere a terra, ma non l'ha fatto. Rossetto al servizio. Palla flottante su Cozzo, palla molto staccata, Giora in bagger per Perrone, tocco del muro, Rossetto. Alzata di Perata che finisce direttamente out. Ha uno stile di palleggio piuttosto particolare Perata. 18-15. Nardone. Su Rossetto, palla proprio in testa a Perata. CDA che recupera in qualche modo il pallone. E poi Nardone non ci pensa tanto su, manda la palla in quella zona misteriosa, una specie di triangolo delle Bermuda che è zona 3-6. Più 6 che 3. E la palla viene risucchiata da questo centro gravitazionale. 19-15. Buon servizio ancora di Nardone, che provoca un attacco non efficace da parte di Padova. Ne approfitta Perrone, che da zona 2 mette giù. 20-15. Allungo che potrebbe essere decisivo per la CDA Talmassonsa, infatti Cavallaro chiama il time out, credo già il secondo chiamato, il secondo discrezionale chiamato dall'allenatrice. Mi dice Gianni che è il primo. Che dire Gianni, buona reazione, ma non si può dire neanche reazione perché comunque la CDA è rimasta davanti, un buon allungo in questa fase cruciale del match. Sì, diciamo che la squadra ha giocato con costanza, diciamo sembra che le ali Padova stia cedendo qualcosina in questo momento della partita. Se riusciamo a capitalizzare bene questo vantaggio possiamo veramente portare a casa un'altra importantissima vittoria. Nardone manda direttamente out dopo il time out. Dai subito! 20-16. Nel frattempo è entrata in campo Di Bonifacio al posto di Rossetto. Palla alta per Cozzo, pallonetto verso il centro di Cozzo, ma c'è Soletti pronta. Buon recupero di Ponte dopo il muro delle sue compagne. Soletti difende Ponte, ma la CDA non può attaccare. Soletti per la fast, ancora difesa della CDA. Cozzo, ma c'è la copertura. Perrone gioca con le mani del muro, gran numero di Sara Perrone, che rischia ma trova il punto. 21-16, troppo molle le mani di Torchi a muro, si fa buggerare da una giocatrice esperta quale Sara Perrone.
Altra palla corta, palla corta di Nardini, che non sortisce però l'effetto desiderato. Leali recupera il servizio con l'attacco di Rinaldi, 21-17. Perata. Servizio senza rischiare, palla alta per Cozzo, Murata, molto molto ben piazzata a Torchia, 21-18. E di nuovo si fa sotto la squadra ospite. Cozzo non si fida e riceve comunque questa palla, e poi Rizzetto veloce dietro, vincente, 22-18. Perone al servizio, direi ottima partita per lei fino a questo momento. Soletti, tocco del muro, buon tocco del muro, il muro di Talmasso sta veramente ricominciando a funzionare a dovere. Altro punto di Capitan Rizzetto, 23-18. Vede la fine del match Talmassons, ma deve tenere duro fino alla fine. Ed ecco il secondo time out chiamato da Cavallaro. Fase fondamentale del set, perché è davvero l'ultima chiamata per Leali Padova. Cidia che deve stringere i denti, mancano solo due punti alla conquista del set del match. Anche questa volta si può dire che Castegnaro ha indovinato il cambio, mandando in campo Nardone, che ha dato un po' più di spavalderia alla manovra della CDA, anche se comunque rivedere in campo Letizia Poser è stato importante. Rinaldi, Murata da Valentina Cozzo, 24-18, 6 match ball per la squadra della Bassa. Coro dei tifosi per accompagnare questo momento. Primo tempo di Torchia, Murata, palla che ritorna nel campo della CDA, Cozzo in diagonale, gran difesa di D'Ambrosa, e poi Soletti manda out il suo attacco da zona 4. La CDA si aggiudica il quarto set con il punteggio di 25-18 ed il match per 3-1. Gianni, un commento a questa bella vittoria? Ma è sicuramente una conferma di quello che abbiamo fatto anche domenica scorsa. Direi molto bene tutte le ragazze, bravissima Stefania quando è entrata in campo, e passiamo un Natale da terzi in classifica, penso. E anzi, colgo l'occasione per fare gli auguri a questo meraviglioso pubblico che ci segue ogni domenica. Allora, grazie Gianni. CDA che soffre ma vince contro Leali Padova. Ricordo il risultato, i parziali 23-25, 25-21, 25-21 e 25-18. E mentre i tifosi accompagnano l'uscita dal campo delle ragazze con i loro cori, non mi resta altro da fare che augurarvi un felice Natale e un buon 2017.